il dottor Santini conduce una vita tranquilla. Buongiorno. Molto organizzata. I carboidrati a pranzo e le proteine a cena. E la sambuca che mi ha regalato la signorina Irene. Bella professionalità. Impeccabile sotto tutti i punti di vista. Ma qualcosa sta per sconvolgerla. Fuck, fuck, fuck. Bì, adesso tocca a te, eh? È successa una tragedia! Bianca sta per fare l'amore! Secondo me l'ha già fatto. No, ho letto un pensiero sul suo diario! Non si legge mai il diario dei figli. 15 anni sono troppo pochi per fare l'amore per la prima volta. Quindi che facciamo? Lo facciamo arrivare vergine a 40 anni? Sì, auguri. Ma dove lo fanno? Dove? Niente male. Eh? Ovunque, Alberto. In discoteca, al bowling, sull'autobus. Faglielo fare direttamente a casa tua. Bella, Alberto. No, a casa no. Voi mi dovete aiutare. Se Bianca si accorge di questa trappola che l'hai preparato. Mamma mia, sei diventata una donna. Ma che donna, una ragazzina. Santini. Lei Irene De Angelis. Aggiungo un coperto per la signorina. No, quella è una tossica, è una senza valori. Scusa, ti porto un sex on the beach? Poco. Dove l'hai conosciuta? Al centro anziani. Perfetta per te, lavora coi vecchi. Tu quanti anni avevi quando l'hai fatto per la prima volta? Lei mi ci fa ripensare, oddio, una situazione assurda. Non ne dubito. Scusa, ma l'hai vista come si veste? Perché tu giudichi una donna da come si veste? Tu, che vai ancora in giro con questi calzerotti scozzesi. Questi li usavo pure Kennedy. E infatti hanno ammazzato. Tutti abbiamo avuto una prima volta. Romantica, inaspettata, sorprendente. Ma soprattutto... Perché non ci racconti anche tu la tua prima volta? Indimenticabile. La prima volta di mia figlia. Un film di Riccardo Rossi. Mi porto un coso on the beach anche a me? Dal 19 marzo al cinema, il giorno della festa del papà.